Ben ritrovati amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito gianlucarossi.it. Mi trovo a San Siro. Perché mi trovo a San Siro? Prima di tutto mi trovo a San Siro per chiedere scusa a San Siro. Il 9 dicembre, giorno infausto dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League e anche dall'Europa League, quindi da ogni Europa, era anche il giorno di San Siro. Quindi abbiamo pure offeso lui, il santo. Quindi ti chiedo scusa, San Siro, scusa! Che poi cosa c'entro io non lo so. Però visto che non ci hanno pensato loro a chiedergli scusa per gli spettacoli a cui abbiamo assistito, e mi riferisco a Inter-Real Madrid ancora, con l'espulsione di Vidal, partita orrenda, e quella con lo Shakhtar in cui non siamo riusciti a segnare un gol agli ucraini, scusate, mi sono sentito in dovere, da interista, di chiedere scusa veramente al Tempio, al Santo. Vabbè, guardiamo avanti. Cagliari-Inter, questa dovrà diventare la nostra casa adesso, che se si gioca a Cagliari, io guardo in là, guardo al campionato, questa deve diventare una casa inespugnabile, mica come al solito, Cioè, qui a San Siro non deve passare più nessuno. Conferenza stampa di Antonio Conte, insomma, di nuovo un po' compassato forse. Conte che manda un messaggio ai tifosi, ma caro Antonio, messaggio difficile da mandare in questo momento. In questo momento bisognerebbe non parlare, però io che faccio il giornalista non posso consigliarti di non parlare. Che ci mettiamo in silenzio stampa, per favore, ci sono anche degli obblighi contrattuali, siamo nel calcio business, nel calcio delle televisioni, quindi bisogna parlare, poi dipende da quello che si dice. E insomma, un Antonio Conte che nel suo messaggio ai tifosi, che ovviamente non lo sopportano, figuratevi, quelli con i quali non parlavo prima, quelli che sono via Spalletti, via Conte, via Ausilio, non lo sopportavano prima. Ma adesso, come ho detto anche nell'ultimo video editoriale, anche chi fa andare il cervello prima delle dita è chiaro che ha delle grandi perplessità. Contraccolpo psicologico, e a Cagliari, certo che ci può stare il contraccolpo psicologico. Il messaggio in pratica ai tifosi è un po' il solito giù le mani dall'Inter, cercate di non prestare il fianco alla negatività che ci viene buttata addosso. Però figlioli miei, a parte che a me fa tanto ridere questa cosa, perché poi quelli del Conte Out dicono le stesse cose di Conte sull'Inter, no? I media ci attaccano, sono tutti contro di noi, però se le dice Conte non va bene, perché le devono dire solo loro. Vabbè, al di là di questo, Conte dice insomma di non prestare il fianco, di respingere tutta questa negatività, ma caro Antonio, è chiaro che ci sono aspettative altissime, io non sto a romperti le balle sullo stipendio, a me non me ne frega niente, mica lo pago io lo stipendio, però è chiaro che tu col tuo curriculum hai portato delle aspettative altissime e quindi è normale che in questo momento tu venga criticato, e devi anche imparare, secondo me, nel dopo partita a non rispondere ogni volta offeso. Io capisco, forse il tuo egocentrismo è stato un pochino anche, se vogliamo, il segreto, insomma, della tua carriera, di quello che tu hai sempre chiesto ai tuoi giocatori. Il problema è che in questo momento, francamente, non puoi più chiedere nulla, devi dare. Cioè, perché sai, il dare e avere, se tu dai puoi avere, e se non dai non puoi avere. E a me sembra onestamente che anche per quanto riguarda poi il calciomercato di gennaio tu non possa a questo punto assolutamente chiedere chissà cosa, perché la situazione ormai è diventata quella che è diventata, insomma abbastanza drammatica, anche perché poi mi chiedo chi avrebbe voglia di venire a giocare in un Inter che non fa le coppe. Cioè, parliamoci chiaramente, se prima ci poteva essere una collocazione per Eriksen e scambiarlo con un giocatore che magari veniva volentieri all'Inter, adesso senza coppe chi è che viene volentieri all'Inter? È nessuno. È chiaro che mezza stagione se n'è andata. Avanti questo rapporto straordinario, mi pare, con Steven Zhang che continua naturalmente a avere fiducia in te, come giusto che sia. Poi io posso pensare che sia per motivi soprattutto economici, ma al di là di questo sono discorsi che abbiamo fatto mille volte. Poi insomma, onestamente, chi non ci arriva non mi interessa neanche che ci arrivi.
Ovviamente temo il contraccolpo psicologico a Cagliari, dove non ci sarà neppure Nainggolan, che probabilmente a gennaio ci andrà a giocare, perché non è pronto nemmeno stavolta. E devo dire, insomma, che questa parentesi di Nainggolan all'Inter è stata tremenda. Insomma, chi si aspettava un rilancio in extremis credo sia rimasto deluso. Ci sono ancora 4 partite di qui a Natale, bisogna vincerle tutte e 4, cercando naturalmente di non avere il contraccolpo psicologico, il famoso contraccolpo psicologico. È chiaro che adesso tra Cagliari, Napoli, Spezia e Verona, e Antonio, io chiedo a te, alla squadra, ma qualsiasi tifoso te li chiederebbe almeno 10 punti per rimanere in scia. Questa squadra non potrà essere rinforzata, torno a dirlo, la rosa dovrà essere obbligatoriamente limata, non vuol dire ridotta, perché sennò poi ci saremmo, ma con una partita alla settimana capite bene che forse Pinamonti è meglio che se ne vada a giocare, che forse è meglio, insomma, che Eriksen trovi un'altra collocazione, e che secondo me, a parte il discorso di Vecino di cui abbiamo parlato, Vecino e Nainggolan trovino ovviamente collocazioni altrove. Antonio, qua le chiacchiere stanno a zero, c'è poco da fare, insomma. È chiaro che ci saranno critiche sempre più feroci, sarà impossibile comunque dimenticare questa eliminazione dall'Europa, che è storica. E a Cagliari diamo qualche notizia nel preview di Cagliari: a Cagliari non ci sarà nemmeno Vidal, quindi figurati, oltretutto Vidal seppure infortunato, e quindi giustamente te le si canta anche su Vidal in questo momento. Non ci sarà Nainggolan. Di Sensi mi pare che ancora non ti fidi, quindi non credo che ci saranno molti cambi. Secondo il preview potrebbe far coppia con Lukaku Sanchez, e vabbè, però poi ci sta di far girare i giocatori, anche perché fino a Natale si continua a giocare ogni 3 giorni. Il supporto della società ce l'hai, il supporto dei tifosi in questo momento non puoi nemmeno chiederlo, ripeto. Devi fare in modo che questo San Siro, al quale sono venuto a nome dell'Inter, anche se io non c'entro nulla, a chiedere scusa per come l'avete offeso, perché insomma un Inter che per il terzo anno consecutivo esce dal girone di Champions League, ma soprattutto per la prima volta nella sua storia esce addirittura d'emblée dall'Europa, con l'ultima partita che doveva vincere qui, credo insomma che abbia un pochino offeso anche il santo. Vabbè, adesso al di là del sacro e profano, vediamo di ripartire con la testa al campionato. È inutile che ci riempiamo la bocca con una partita alla settimana. Andremo a prendere facilmente chi è davanti e cacceremo ancora più dietro chi è dietro. Ripeto, c'è il dare e c'è l'avere. In questo momento non si può più chiedere niente, nessuno deve chiedere più niente, bisogna soltanto dare. Io vi saluto, vi segnalo tra l'altro questa cosa stranissima, perché quando l'Inter va male, malgrado la mia età, la mia è un'età in cui di solito i capelli si perdono, a me crescono terribilmente i capelli. Cioè è una cosa pazzesca. Da Inter Shakhtar io ho avuto una ricrescita improvvisa, sono capelli veri, originali, e io non lo so che cosa fare. Ripeto, l'anno dei 4 allenatori, ma ero più giovane, mi erano venuti fino qua, fino alle spalle. L'anno famoso, ve lo ricordate, quello 98-99, non fatemelo ricordare. Ma non è il cambio d'allenatore, quando le cose vanno male, improvvisamente qui, non so, c'è un'esplosione, voglio dire, di vitalità. Dovrebbe essere il contrario, non lo so. Sarà il casco, la moto, non lo so. Vabbè, ragazzi, vi saluto. Possiamo urlare ancora insieme, convinti, viva l'Inter? C'è qualcuno che ancora ha il coraggio di dire viva l'Inter? Beh, io ce l'ho, e quindi viva l'Inter. Ci sentiamo presto, ciao, baci. Scusa San Siro, scusa.